il nuovo singolo di Sensei e Clementino, capi del rap. Con noi oggi Sensei. Ciao, benvenuto a Radio Incontro. Ciao grandissimi, è un super piacere stare qua con voi. Nella vetta della scena insieme a Iena White, provi a superarci ma non ce la fai. Tiro calci con la mia cintura nera, fight. Stasera mi metto la tuta nera, Nike. Lo stile diventa gigante con la memoria che si espande dalla terra fino a Marte o mille tera. Byte, per copiarci non basta una vita intera. Dai, senti la canzone intera e so già che la sai. Quando mi senti vengono i brividi, tutti rimangono senza parole. Sono venuto per togliere i limiti, prendere cose con giusto valore. So che sarete felici, non mi siete pieni di soldi, pieni di viveri. Tutti freddo che c'era nel mondo, l'abbiamo guarito mettendo calore. Rappo, calmo, tanto spacco uguale. Scendo in campo con la nazionale. Spingo mentre penso a fatturare. Poi vinco sempre in modo naturale. Vedi la mia faccia in TV, bidibibodibibu. Volo sopra il cielo, chiamo Clementino. Vengo dalla Sardegna, capitale della Fregna, dove fai l'aperitivo con il vermentino. Mi piace meditare finché sono rinato. Anche tu ce la puoi fare, non è complicato. Non rispondo alle chiamate col privato. Mi sveglio di mattina sempre motivato. Allora parliamo di questo singolo che hai realizzato insieme a Clementino. Brano motivante ed esplosivo, così lo definisce la tua cartolina digitale, la vostra cartolina digitale. Raccontaci. Allora, direi che è motivante ed esclusivo perché dopo tanto tempo abbiamo deciso di unire le forze, io e Clementino, per fare questa canzone, facendo felici tantissimi fan del rap italiano. È motivante, direi, perché sprona gli ascoltatori proprio con il testo, con l'energia, con la musica, a dare più, a credere in se stessi, perché proprio anche il titolo Capi del Rap dà quell'idea, cioè che si può diventare dei capi nel proprio settore con impegno e costanza. E poi vabbè, è motivante proprio per il fatto che abbiamo spinto anche sull'acceleratore con il nostro stile di rap nella canzone, dando il massimo. Tu sei sardo e Clementino, ecco, invece è campano, quindi avete unito due bellissime regioni per questo rap, no? I capi del rap, magari ci racconti e ci spieghi anche le motivazioni del testo. Certo, certo. Allora sì, abbiamo unito, diciamo, la forza di due regioni, poi ovviamente i nostri fan sono sparsi in tutta Italia e quindi diciamo che lo stanno ascoltando un po' ovunque. Per quanto riguarda il testo, devo dire che è caratterizzato proprio dal fatto che tutti e due, come diciamo nella canzone, siamo partiti dal freestyle, cioè siamo partiti dalla strada per iniziare la nostra carriera facendo rime in battaglie di rap. E poi successivamente ci siamo impegnati registrando le nostre canzoni per anni, anni, anni. Io da circa 10 anni, Clementino da molto di più. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, potendoci definire comunque dei capi del rap a livello tecnico e non solo, per questo il titolo è così suggestivo. Allora, Sensei, tu sei di Cagliari, meravigliosa città che ci devi assolutamente salutare. Tu riesci a fare una scansione perfetta delle parole ad una velocità impressionante, fino a 19 sillabe al secondo, è vero? Wow, vedo che ti sei informata, eh? Eh sì. Sì, diciamo che ovviamente nelle canzoni la velocità varia, si va dai 13 fino alle 18-19 sillabe al secondo, quando è al massimo della rapidità, tenendo la scansione precisa, che è la cosa più importante, perché ovviamente far studiare parole veloci non è la stessa cosa che dirle con precisione, attenzione e tecnica. Ci è voluto parecchio, parecchio lavoro e soprattutto costanza, perché ho sbagliato tantissime volte prima di poterlo rendere chiaro, prima di poter avere la padronanza di questo tipo di rap. Tutti pensano che magari sia magico, come dire, che sia nato così, ma invece non è proprio così. C'è stato questo forte studio e chiunque sia interessato a fare qualsiasi attività, io consiglio di metterci costanza e pratica, perché le cose arrivano proprio in questa maniera. Tu hai fatto esperienza di freestyle nelle vie della città, è giusto? Sì, esattamente. Io adesso non vivo più in Sardegna, vivo a Milano, già da 2 anni e mezzo, però per tutta la mia infanzia, fino a poco tempo fa, comunque ho sempre fatto freestyle nelle strade della città di Cagliari e un po' in tutta la Sardegna, ovunque mi trovassi, perché proprio c'era questa cultura forte forte e ti trovavi in giro, cosa ne so, nella piazza centrale della città o dei paesi, e c'erano sempre dei ragazzi che rappavano, che si praticavano nel freestyle. E mi capitava ovviamente di essere tirato in mezzo. Ho fatto anche parecchi contest, arrivavo sempre tra i primi posti, però mi sono reso conto che il mio non era
solo fare freestyle, ma proprio diventare un cantante, un artista a tutti gli effetti. Quindi poi da quello che mi ha, diciamo, connesso con il rap, sono arrivato a quello che sto facendo ora, che sono le canzoni, gli album e tutto il resto. Mi presento diventa un fenomeno web, per il quale hai ricevuto tantissimo consenso di pubblico. Certo, sì, Mi presento, diciamo che è stato il primo brano ad aver superato 1 milione su YouTube, l'ho fatto parecchi anni fa, e dopo che ho fatto Mi presento ho avuto l'occasione di cantare quel brano anche a Canale 5, mi sembra 2-3 anni fa, a Tu sì che vales, ottenendo, diciamo, i risultati che sono il video più cliccato di Tu sì che vales su YouTube, con più di 7 milioni di visualizzazioni, quindi per tutta la mia carriera, con una spinta in più, con nuovissimi fan, anche i miei dischi, tutti i miei album proprio con varie canzoni sono stati molto più apprezzati, perché comunque è una visibilità importante. Questo incontro con Clementino? L'incontro con Clementino, diciamo che è partito prima dal web, cioè che lui ha espresso degli importanti apprezzamenti per la mia musica da per tutto quello che facevo, già da anni, sembra 2-3 anni, sempre. Mi aveva detto: prima o poi ci incontreremo. Ed è successo a Milano che in un suo concerto, mentre stava cantando, io ero lì tra il pubblico, lui non lo sapeva che ci fossi, mi ha riconosciuto, si è fermato e ha detto: fermi tutti, ho riconosciuto tra il pubblico Sensei, un grandissimo rapper, sali sul palco Sensei. Io sono salito sul palco, era la prima volta che lo vedevo di persona, e siamo diventati amici, si è creato un ottimo rapporto, e lì poi mi ha detto che avrebbe voluto organizzare una canzone con me. L'abbiamo fatta, è finalmente uscita. Una bella storia che vi porterà sicuramente al successo più di quanto ne avete già. So che siete tutti e due molto molto seguiti, avete tantissimi followers, vero? Sì, diciamo che Clementino sicuramente è un punto d'appoggio, è un grandissimo, diciamo, capo del rap già da parecchio, perché è uno dei più seguiti e ascoltati in Italia. Io sto crescendo tanto, ho parecchi parecchi fan ovunque sparsi, sia a livello di numeri di tutti i social, di YouTube, sono comunque numeri molto molto importanti. Mi rendo conto che Clementino ha anche scommesso su di me per aiutarmi a crescere ulteriormente, per fare quel salto di qualità, diciamo, molto importante, quindi io ne sono onorato e sono grato di questo. Bene, allora non ci resta che augurarvi una buonissima musica, un buonissimo rap. Siamo ansiosi di ascoltare questo pezzo, I capi del rap insieme a Clementino. In chiusura, vuoi darci, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché sei super conosciuto, siete super conosciuti, però i tuoi contatti social? Sì. Allora, i miei contatti social, scrivete su Instagram sensei/basso, benedetto, mi trovate subito. Anche allo stesso nome ce l'ho su TikTok, poi su YouTube basta che scrivete Sensei Official, che è il mio canale, che è capi del rap, trovate un sacco di video, un sacco di materiale. Grazie, a presto, e naturalmente, come ho detto prima, buona musica. Grazie mille, grazie a voi, buona musica a voi, è stato un piacere. Ciao, ciao. Nella vetta della scena insieme a Iena White, provi a superarci ma non ce la fai. Tiro calci con la mia cintura nera, fight. Stasera mi metto la tuta nera, Nike. Lo stile diventa gigante con la memoria che si espande dalla terra fino a Marte o 1000 tera. Bite, per copiarci non basta una vita intera. Dai, senti la canzone intera e so già che la sai. Quando mi senti vengono i brividi, tutti rimangono senza parole. Sono venuto per togliere i limiti, prendere cose con giusto valore. So che sarete felici, non miseri, pieni di soldi, pieni di viveri. Tutto il freddo che c'era nel mondo l'abbiamo guarito mettendo calore. Rappo calmo, tanto spacco uguale. Scendo in campo con la nazionale. Spingo mentre penso a fatturare, poi vinco sempre in modo naturale. Vedi la mia faccio in TV, bidi bibo di bibu, volo sopra il cielo, chiamo Clementino. Vengo dalla Sardegna, capitale della Fregna, dove fai l'aperitivo con il vermentino. Mi piace meditare finché sono rinato, anche tu ce la puoi fare, non è complicato. Non rispondo alle chiamate col privato, mi sveglio di mattina sempre motivato. Capi del rap, corriamo flash, facciamo miracoli e contiamo cash. Senza stress, pieni di bless, togliamo gli ostacoli come Ganesh. Che ne sai, è cominciato tutto col freestyle, oramai in 100.000 seguono il mio life. Capi del rap, corriamo flash, facciamo miracoli e contiamo cash. Senza stress, pieni di bless, togliamo gli ostacoli come Ganesh. Che ne sai, è cominciato tutto col freestyle, oramai in 100.000 sentono il mio life. Yeah, no, why? Dici fai nomi, ma se fai nomi dopo vai fuori. Fai le canzoni, faccio i cannoni, occhi da fuori. Yen e Sensei, sono Mayday, hey, pare Wembley. Ho fatto il culo a tanti rapper che poi si atteggiavano fratemo rapido, tu col beat alla bradipo, acido l'acido, carico il panico, l'alito, sa di microfono, immagino il cane a tanti che parlavano. Viene rimane a Madi, vire che è una maladì. Mo pare una parodia, chi fa di che tu non ne capit. I
ragazzo da kimono di platino. Se mi vedi come amico dopo cambiami l'abito. C'è Quan Chu, fumo black bamboo. Già verrà Calful, va nel set dal sud. E per me Wayung, Porit, Voodoo. Questa weed fa pandan con i miei tattoo. Liriche buone da giù, ridi poi guardi lassù. Vivi con sti déjà vu, pipiti, popiti, pu. Capi del rap, corriamo flash. Facciamo miracoli e contiamo cash. Senza stress, pieni di bless. Togliamo gli ostacoli come Ganesh. Che ne sai? È cominciato tutto col freestyle. Oramai in 100.000 seguono il mio life. Capi del rap, corriamo flash. Facciamo miracoli e contiamo cash. Senza stress, pieni di bless. Togliamo gli ostacoli come Ganesh. Che